Vigilia dell'atteso avvio dell'esame di maturità, tantissimi ragazzi che ovviamente stanno aspettando anche la loro unica prova orale. Quale messaggio rivolgiamo ai ragazzi del territorio? L'augurio è che sappiano che si tratta della loro vita e che quindi qualsiasi cosa si troveranno ad affrontare domani sarà solo uno dei tanti passaggi fondamentali che dovranno affrontare. L'idea anche che ricordino che sicuramente hanno affrontato un anno difficile e particolare, ma che tutte le maturità sono state difficili e particolari per ognuno di noi. Si spera dunque appunto che questo sia l'ultimo esame di maturità nelle raccolte. Io spero che sia l'ultimo esame di maturità nell'era Covid, ma spero anche che all'interno di tutto questo si sviluppi una riflessione sul valore e il valore da dare all'esame di maturità e a tutto il percorso degli studenti. Una riforma credo sia necessaria anche proprio alla luce di quello che in questi anni è successo.